Abruzzo Prossimo è la strategia della Giunta Marsilio per rilanciare la regione nel decennio in corso. Digitalizzazione, infrastrutture, transizione verde e sviluppo delle aree interne sono questi i temi su cui l'Abruzzo intende investire nei prossimi anni. La novità è nel metodo. Come richiesto dall'Unione Europea, i fondi dovranno essere spesi considerando le reali esigenze dei singoli territori, rispettando gli indicatori internazionali su strategie e obiettivi e in concerto con tutti gli attori e le parti sociali. A questo scopo la Giunta ha adottato a marzo il codice autoctono per il partenariato diffuso inclusivo. Il cuore sarà la cabina di pilotaggio, cioè tutti i direttori dei dipartimenti della Regione Abruzzo che hanno, diciamo, delle deleghe per competenza per materia, per intenderci, sotto il coordinamento della Presidenza, muoverà i tavoli di partenariato per area tematica, tavolo dell'inclusione, tavolo della formazione, tavolo dell'università, della ricerca e dei saperi, tavolo della transizione verde, tavolo della digitalizzazione. Noi da mercoledì 7 dopo il webinar stiamo facendo la profilatura dei tavoli. 2 miliardi e 220 milioni è l'ammontare dei fondi previsti per la programmazione. 2 miliardi e 107 milioni derivano dai finanziamenti europei per lo sviluppo regionale, sociale e rurale e da quelli nazionali per lo sviluppo e la coesione. I restanti 113 milioni sono connessi all'accordo provenzano. Queste le somme stimate, che però devono ancora essere definite. Aspettiamo la formalizzazione, ma l'ordine di grandezza secondo me potrà subire delle variazioni irrilevanti. Questo è un mio però personale punto di vista. A questi soldi potrebbero aggiungersi anche parte dei 209 miliardi del Recovery Plan. Il 30 aprile, giorno in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà inviato a Bruxelles, si capirà se i fondi europei saranno ripartiti tra le regioni o gestiti direttamente da Roma. Mi pare di aver capito che ci sarà questa nuova governance che contiene una struttura centrale che coordina i soggetti attuatori. Quindi, se non ho capito male, le regioni o comunque gli enti beneficiari diventeranno attuatori. Quindi in quel caso saranno degli operatori nelle mani del governo, non avranno una disponibilità autonoma di assegnazione di risorse. Critiche giungono dai sindacati, secondo i quali nella programmazione grandi temi come quello delle infrastrutture, del lavoro, della sanità e della pubblica amministrazione sono assenti o scarsamente considerati. Ma Abruzzo Prossimo, risponde la Grimaldi, non è un programma operativo. Ma noi non abbiamo scritto progetti, noi abbiamo individuato dei perimetri di azione e abbiamo introdotto con Abruzzo Prossimo il metodo. Cioè, quindi significa che i programmi dovranno essere scritti in quel modo, cioè rispettando gli indicatori di impatto, gli indicatori sul PIL, gli indicatori dell'occupazione, e quindi i sindacati saranno invitati a partecipare al tavolo della sanità, al tavolo dell'occupazione, al tavolo della infrastrutturazione, l'Abruzzo Cernera dell'Adriatico, e da lì in poi si avvierà la scrittura vera e propria dei programmi operativi.